Sì, no, perché non lo fai niente. Perché c'è la tosse. Viaggio, partire, ci vuole un'idea, ci vuole un luogo, ci vuole un desiderio e un mezzo, partire per tornare, partire per non tornare, per esplorare i fiumi, gli alberi, le rocce e scandagliare tutti i vicoli del pensiero, per esplorare i paesi dell'uomo dove il lupo urla. Il viaggio di un'idea che nasce da te per incontrare il lui e il loro attraversa montagne, abissi, anfratti, cieli. Energia è la stazione che mi porta per le strade del mondo, per gli antichi tratturi con le greggi dove albeggia e annotta, che distingue ma non discrimina. Parto sempre da quella stazione che non c'è, da dove riprendere il mio cammino e per valigia quella dove adagiare i sogni che viaggiano oltre i confini del possibile, che parlano con il cielo anche quando è grigio, con il mare, con i fiumi fangosi, con le farfalle ondeggianti in cerca d'amore, con il dolore, con la gioia, con il sorriso di un bambino, un viaggio non consumato. Un viaggio senza fine dove non fischia il treno, senza coincidenze, senza annunci. Il viaggio di un'idea che si fa pensiero, che diventa materia tattile da toccare con gli occhi, da guardare con le mani. Il viaggio del destino. Devi trovare il tempo di Antonietta Langiu, legge Antonietta Langiu, e abbiamo la prima borsa pensiero. Rocco alla chitarra. Nella luce della luna che sfiora il tuo balcone, per non sentirti naufrago, per avvertire nella trama del giorno che declina l'importanza del vivere e del passare. Grazie.
la seconda borsa pensiero, Chiusi i nidi di Claudio Giovalè, legge Simone Pallotti. Chiusi i nidi del buio, staremo con lo stupore di marzo, sopra le calde viole. Grazie. Musica Rocco. E accompagniamo la terza. Tutti gli angeli ribelli di Osvaldo Licini, legge Elisabetta Sbrolla. Gli angeli ribelli guardano a te, anima mia, a te, bella e silenziosa, che da lontani astri scivolando qui sei benvenuta, senza timore di umiliarti, nuda come la rosa, nella capanna del mio perduto cuore per associare la tua sorte al mio destino. Il mare a destra di Massimo Gezzi, legge Giuseppe Gezzi. Questi colori che in un piano segreto della mente sono cose, legano il nostro corso a uno stupore che continua. Perciò dovetevi accorgervi che è tardi, che c'è da condividere il pane del linguaggio, la forza, la fatica. Stiamo nel minimo tempo di un'eclisse. Bisogna partire una volta per sempre. Magia di Guglielmina Rogante, legge Guglielmina Rogante. Prego. Quale magia di sciolte nebbie sei apparso, volto in sostanza di luce, un mattino qualsiasi, di intonaci sgranati di muffe. Grazie. Ora accogliamo Arianna, la padrona di casa. Un saluto a tutti i presenti.
presenti che hanno accolto il mio invito per rendere più bello questo evento. Saluto l'amministrazione comunale, il sindaco, il vice sindaco, gli amici e tutti quanti mi sono stati vicini con grande sforzo e grande entusiasmo. Perché questa operazione? Non solo per festeggiare il mio compleanno, ma per promuovere un fatto culturale che comprende la moda, l'arte figurativa, la poesia, la musica, la danza, da vivere con altri, con voi, in questo momento di analisi e convivialità. Quest'anno il luogo dell'evento è la mia ex fabbrica di calzature da bambino, dove ho lavorato, pensato, riflettuto, sofferto la fatica delle scelte, proiettandomi comunque sempre in avanti alla ricerca di nuove soluzioni. Far pulsare di nuovo questo mio spazio fisico dilata i sogni accumulati, in parte i sogni realizzati e in parte da realizzare, e i desideri che albergano nella mente per diventare realtà. Questo che vedete è già una realtà che si è materializzata, acquistando maggiore spessore anche con la vostra auspicata curiosità e il vostro calore. La mia fabbrica oggi è una fabbrica pensiero che prende respiro dalle idee che hanno saputo osservare il mondo nel suo rapporto di relazione. La mano non è mai staccata dal concetto che la guida. Ecco, ho voluto recuperare il rapporto che lega l'universo e, per dirla con Gareth Lisi, rientra nella teoria del tutto. Non c'è separazione fra artigianato, arte, scienza ed arte. Noi abbiamo separato quella che la natura ha unito. Dobbiamo recuperare questo rapporto. Vi ringrazio. Nanda legge Aria, scritta anche da Nanda. Mettimela su, fai come ti pare. Non mi appassiona, ecco la mia. Borsa pensiero. Borsa pensiero. Borsa pensiero. Non funziona il microfono? Sì. Aria, Arianna, il suo destino è nel nome, non l'Arianna del filo, ma della luce che fa attraversare il labirinto e condurre alla meta. Una meta che parte dalla cultura di una terra dove mani artigiane danno corpo, forma e senso compiuto ad un passato che si ripercorre nel presente. Plasmare, trarre dalla materia, estrapolare, arrivare al nucleo, toccare l'anima, questo è il senso di una collezione particolare, borse come astrali sintesi di un lusso senza tempo, la cultura, la nostra cultura, uniche ed inimitabili, dove il patchwork non è solo una tecnica policroma, ma simbiosi di forme, d'arti diverse. Le immagini e le parole si fondono nell'unicum che non distingue il soggetto dall'oggetto. Le pietre miniali, monumenti, palazzi, luoghi della sua terra natale, dipinti da sensibili mani, vibrano all'unisono con gli echi dell'anima di poeti latini e italiani. Ha letto la sua gente che guarda oltre la siepe, riconosciuto quel sapere trovato nella sua terra e riconciliato in un oggetto, proprio a portata di mano. Bene, ora un momento speciale. Il maestro Adrian Vasilache ed il maestro Lanfranco Navisse eseguiranno un brano di Piazzolla, L'Ave Maria.
Secondo gruppo di Borsa Pensiero, ci accompagna Rocco Di Tommaso alla chitarra. Forza Rocco, sei un mito. L'applauso per Rocco, grande chitarrista. Sopra i tetti di Luigi Di Ruscio, legge Alice De Simone. Sopra i tetti vagano i gatti, e i miagolii pianti dell'amore portano le menti nel terrore e le bottiglie gettate per paura. Dicono che tra l'ombre ronzano le streghe e i mostri s'alzano. Io non vidi mai nulla, è solo una mia dura ironia che mi porta i fantasmi. Immagino gufi con verdi occhi vagare nell'ombra, vedo le stelle immense e non ho paura. Grazie. Grazie Alice. Ora, Volo sulla luna bella di Osvaldo Licini, legge Silvia Ramini, e ha un cavaliere che deve prendere. Volo per tutto l'universo
l'infinito è mio. Grazie! Grazie! Che fantastico ospite! Un bacio a mano! Elegantissima! Grazie! Voglio coricarmi di Claudio Giovalè, legge Simone Pallotti. Vai Rocco con la musica, accompagnaci. Catullo, legge Nanda Nivaldi. C'è una MG, un'auto che blocca il... blocca cosa? Il passaggio di un'altra auto. Comunque, che colore è? MG. Chi è il proprietario? Ok, l'abbiamo trovato. Mulier cupido, quod dicit amanti, invento et rapida scrivere o portet acqua. Ciò che una donna dice all'amante, pieno di desiderio, è opportuno scriverlo nel vento e nell'acqua corrente. Grazie. Serenata e come vaga di Alessandro Cruciani. Chiaror di un cielo stellato, quando spira un'auretta gentile, come l'api nei giorni d'aprile, bello è andar vagheggiando qua e là. Come vaga la musa folgoreggia, e di novelli allor cinge la fronte, or che d'estrema gioia un grido echeggia, unanime, solenne, al piano e al monte. Grazie. Ora abbiamo un altro momento importante. Tutti sono importanti, ma abbiamo dei settori. Bene, abbiamo il maestro Adrian Basilache che eseguirà un brano di Giacomo Emiliani, L'ultimo addio, dedicato. Allora, sì, devo dire due parole. Scusatemi che parlo anziché far parlare la musica. Dunque, a parte la dedicataria che è molto interessante in quanto è legata a doppio filo, se non triplo, di parentela con il compositore, quello che è interessante, oltre questo fortissimo legame di discendenza, se vogliamo del DNA, è il fatto che questa sera sentirete nell'ultimo gruppo di borse una poesia di Joyce Lussu, che è sia legata al compositore con lontano grado di parentela ma preciso, è il Tris nonno, che con la signora dedicataria, cioè Margaret Collier Galletti, che era una discreta pianista. Dunque questo compositore è nato a Magliano di Tenna nel 1805 e muore a Rapagnano nel 1890,
5 se non sbaglio. Comunque è uscito un bellissimo libro, l'autore è colui che mi ha fornito di musiche per il disco Terre Nostre in musica, e sono tutti autori del Fermano, alcuni più noti come Alla Leona, ma la maggior parte conosciuti di nome ma le cui musiche non vengono eseguite: Cruciani, Vecchiotti, Emiliani. E questa sera dunque questo anticipo di quello che forse diventerà un secondo volume del disco Terre Nostre in Musica, con un brano particolare. Sentirete gli echi dell'opera lirica, però trasformati, sublimati in un lirismo molto interiorizzato. Dunque, io non voglio descrivere la musica perché è sempre un tentativo che fallisce, in quanto la musica stessa non ha bisogno di altro che di essere ascoltata. Per cui buon ascolto. Grazie. Sì, saluto qui, diciamo, coloro che portano gli Emiliani, il signore Emiliani e la signora Salvadori, che poi più tardi leggerà, che sono direttamente implicati in questa musica, come dicendo. Grazie. Thank you.
Proseguiamo il terzo gruppo delle borse pensiero. Rocco ci accompagna sempre con la chitarra. Aria di Nanda Nibaldi, legge Nanda Nibaldi. Nanda, prego. Se tu non sfuggissi, aria, tra le dita di una mano, come l'inconsistenza di un imprendibile fantasma che ti attraversa indisturbato. Se tu fossi solida, aria, o liquida, come il contenuto di un bicchiere, quale forma? Rinnovabile come acqua di sorgente, mutevole come i capricci delle nuvole, attraente come diverticoloso labirinto, intrigante come percorso accidentato, stregante come irripetibile sortilegio, riflettente come specchio delle mie brame, aria, che rubi i colori dell'iride per dipingere anche la notte, capricciosa come il mazzo oscillante, stabile e tesa come vento da nord. Fiat, aria, e la luce fu. Grazie. Incontro di Anna Maria Dania, legge Simone Pallotti. Ti guardo che mi guardi, che ti guardo che mi guardi. Null'altro è specchio, ci illuminiamo di gioia riflessa. Ti guardo che mi guardi, che ti guardo che mi guardi. L'incanto dell'incontro ci avvince magnetico, invisibili legami ci uniscono e forza riprendono viaggiando, di sorriso in sorriso, brillando da occhio ad occhio, splendendo da viso a viso. Mi guardi che ti guardo, che mi guardi che ti guardo. Grazie. Avido è troppo, di Giorgio Colarizzi, legge Nanda Nibaldi. Va bene, un attimo di suspense, ci vuole anche questo. Intanto voi vi riposate, mi danno il testo e vediamo, lo improvviserò, ma insomma, va bene. Intanto voi mi lasciate, pensate, eccola qui, sono fortunata, sono solo due righe, quindi vado bene, sì. Avido è troppo della vista il senso, se troppo vedo, troppo poco penso. Grazie. Carla, ci sei ancora? Bene. Non ti inonderò di Carla Bondi, legge Carla Bondi. Non ti inonderò con la nebbia della sera, sarò stille di luce
tra le maglie di ondulate vibrazioni, l'eco del gong del loro incontro, consapevole estasi dell'oblio. Grazie. Ho chiesto a Carla se c'era ancora perché ha un polso slegato e voleva tornare a casa, deve curarselo, eh? Bocca al lupo. Odio alla vita di Roberta Mandolesi, legge Roberta Mandolesi. Al brivido che avvolge il primo gemito, al respiro che ad ogni istante rinnova il miracolo e concede la grazia in se stesso. Grazie. Ora abbiamo un altro momento di musica. Il maestro Adrian Basilache ed il maestro Lanfranco Navissen eseguiranno Pezzo fantastico, opera 73 di Schumann, un anticipo della parte finale. Grazie. Thank you.
Grazie. Grazie maestri. E ora, dopo il mio cambio veloce, andiamo al quarto gruppo di borse pensiero. Rocco, ci accompagni? Con energia? Pietra di Laura Subrini, legge Laura Subrini. Pietra Patrizia e di mercato, geometrici stacchi di popoloso medioevo, forme nude e compatte di fortificate proporzioni, pubblica via e residenza privata, idea e soluzioni, al centro il pozzo, nel puro cerchio un'immagine ride. Grazie. Omnia vincit amor di Virgilio Marone, legge Nanda Riballi. Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. L'amore vince tutto, mi permetto una licenza, l'amore vince su tutto. E noi cediamo pure all'amore. Continua a parlare di Joyce Lussu, legge La Contessa Salvadori. Continua a parlare con te, attraverso il tempo che scorre, con i suoi colori, con le sue stagioni, con i suoi suoni mutevoli. Siamo adesso di Osvaldo Licini, legge Bianca Sacchetti. Siamo adesso annegati nella luce e nell'aria buona di primavera ed ancora vivi su questo cocuzzolo da dove ogni sera vediamo calare il sole. Ci terremo ancora di Nanda Ribaldi, legge Nanda Ribaldi, ormai ha fatto un esercizio su e giù e rimanendo per lì. Ci terremo ancora per mano in quel tunnel di nuova vita, per scoprire il buio che c'era le cose. Non sbaglieremo percorso, perché io chiederò a te e tu a me. Troveremo un punto dove appoggiare i nostri progetti illuminati. Saggeremo il terreno per fondare le nostre illusioni. Lo stare insieme gioverà alla paura. Costruiremo molecole di storia da non leggere, cucite con le ambizioni delle nostre memorie. Grazie. Ora è un altro momento speciale, abbiamo bisogno di un piccolo cambio di scenografia, che Simone molto... Perfetto, tirano un pochino più indietro forse?
Penso che così vada bene. È un momento di un omaggio del grande ballerino spagnolo José Greco alla padrona di casa, Arianna Panizzi, il zapateado di Sarasate, danza spagnola numero 6. Aspettiamo la musica. La numero 7. Si chiama Danza Spagnola numero 6, ma il track del CD è la numero 7. L'ha preparata questo pezzo, lo ha coreografato per il nostro nuovo spettacolo, ma questa è stata proprio la prima, no? Qui ci sarà anche la sorella, un'altra grandissima danzatrice, e io sarò soltanto la voce di alcuni poeti, quali Neruda, García Lorca. Diciamo, sono tutti testi che lega l'uomo alla ricerca dell'assoluto, quindi è una bellissima ricerca. Abbiamo già fatto un'anteprima quest'estate a Monturano, piccolina, nella chiesa di Monturano, è stato veramente magico. Bene, ora andiamo avanti con... Abbiamo altre sorprese, adesso avremo grandi sorprese.
Il maestro Adrian Vasilache eseguirà il Carnaval, ma dovrà spendere due parole per spiegare come sono strutturati questi pezzi. Maestro Adrian, a te il microfono. Vasilache. Grazie. Allora, anche qui non aspettatevi una descrizione della musica, ma un invito ad un ascolto diverso. Dunque, se il tema segreto e poi anche dichiarato di questo incontro è il viaggio. Finora abbiamo viaggiato nelle immagini, nei profumi delle poesie, nei suoni delle musiche diverse, in un certo senso verso l'esterno. Questa seconda parte, che sarà più breve della prima, ma non meno intensa, è un viaggio all'interno, un'implosione. Il Carnaval non è scritto in occasione del Carnavale. Le maschere qui presenti non sono maschere superficiali, divertenti, ma occasionali, bensì sono espressioni di fantasmi quasi archetipali della psiche. E Schumann arriva a superare la sua individuale, arriva all'inconscio collettivo attraverso un momento di permeabilità tra l'inconscio e l'aspetto razionale, che è il momento della creazione dell'opera. Sottotitolo in francese, tutti i titoli, spero che voi avete gli inviti, perché sono 20 pezzi, due copertine e poi quasi sempre a copia di fantasmi, come li chiamo io più che maschere, sono inventati e trasformazioni di quattro suoni. Infatti c'è Chêne Mignon sur quatre notes, e le note, i suoni sono questi. Che poi lui presenta in tre versioni e che chiama Sfinge, e che sentirete a metà esattamente. Per questo non esistono versioni moderne, discografiche o dal vivo di quest'opera che dove venga eseguito, ma Schumann l'ha scritto su un singolo pentagramma chiamando Sfingi, e ha scritto queste note. Il pianista, soddisfatto del fatto che le vede e capisce le trasformazioni quasi caleidoscopiche di questi suoni, non le suona in pubblico perché non c'è la tradizione di suonare. Invece secondo me c'è una profonda necessità, perché in questo caso avremo l'attuazione, la materializzazione in suono di quello che dice l'Ecclesiaste sul tempo. Alla fine del terzo capitolo dove dice c'è un tempo per nascere, morire, seminare, sposarsi, eccetera, eccetera, alla fine ci sorprende con questa sentenza: ciò che è stato c'è, e ciò che ci sarà c'è. E Dio, o l'incomprensibile, il sovrumano, fa tornare indietro il passato. Ma il passato dovrebbe essere già indietro. No? Se torna indietro vuol dire che sta davanti. Dunque, la teoria di Einstein, espressa con semplicità e con quasi misterica segretezza, è realizzato qui, perché vedrete che, avendo fatto caso a questo, dunque io mi metto nei vostri panni e vi dico: attenzione, ci sarà questo inizio del Carnaval a metà. La sorgente del tempo del Carnaval non sta all'inizio. Fosse stato scritto all'inizio, sarebbe suonato da tutti, tutte le versioni discografiche, eccetera. Invece, siccome è scritto in modo strano, a metà, un solo rigo, con una scrittura antica, non viene mai eseguito. Invece nasce proprio lì. Dunque nasce dopo che è iniziato. Si trova davanti, ma si trova indietro rispetto a un passato che poi torna. È come una fontana, come dei giochi d'acqua bidirezionali, vanno da questo centro indietro in avanti, ma vanno anche dal davanti e dal dietro dentro. Dunque il viaggio interiore. Questo è un pochino, forse troppo velocemente espresso, non ha importanza. È interessante fare caso alle trasformazioni di questi suoni che avete sentito, e ripeto,
I titoli non ve li leggo perché è troppo tardi, li avete già nella maggior parte degli inviti, tutti gli inviti hanno i titoli. Festa, è festa dell'anima. L'inizio e la fine definiscono questo piccolo volumetto di poesia, sentimento e emozione che Schumann ci regala. Naturalmente è difficile anche oggi stargli dietro con questi cambi paurosi da uno stato d'animo al suo opposto. Figuriamoci ai contemporanei che non potevano stare dietro questa velocità quasi patologica. In effetti poi Schumann non riesce a guarire attraverso la sua musica, ma gli cade vittima. Ciò che non accade con noi oggi, che possiamo godere di questo ascolto, che si intona con tutto il resto, si armonizza con questo happening o evento, o come lo vogliamo chiamare, che è la festa di Arianna, che ringraziamo tutti. Buonasera. Thank you.
Thank you.
bravo. La bella festeggiata è Arianna Pangrazzi. A lei dedico questo schizzo di Schumann, per finirla con lui stesso, che si chiama Il poeta parla. Questa volta veramente non ci sono parole. Grazie. Alla fine, quindi sarebbe bello avere qui sul palco tutti gli artisti, visto che adesso è quasi Natale, come una grande famiglia, il maestro Adrian Basilache, il maestro Lanfranco Navisse, le due danzatrici Alessandra Guzzi e Marisa Di Cecca, la padrona di casa Arianna, Simone Pallotti, Nadia Ribaldi. Prego, José Greco, tutti come una grande famiglia. Anche le scrittrici, le lettrici, adesso prego, la nostra mascotte, il cavaliere, tutte le lettrici, io mi faccio piccolina, le finte delle vedere tutti, Rocco Di Tommaso, il grande chitarrista, è scomparso. Grazie a tutti per... Poi, bene, ora io divento più piccola così li vedete tutti. Intanto ringraziamo tutti quelli che hanno letto, tutti quelli che hanno scritto. Abbiamo scrittrici, poetesse, danzatori, musicisti, attori, lettori, Arianna che è un'artista eclettica, vari gradi. E vorrei ricordare che dietro a noi, poi quando ci alzeremo vedremo che c'è la mostra del fratello di Nanda Annibaldi, Arnoldo Annibaldi, scultore e pittore. E poi vi ricordiamo un paio di appuntamenti. Allora, il 12 dicembre al Teatro di Porto San Giorgio vedrete i due danzatori José Greco e Carmela Greco nello spettacolo Una notte nei giardini di Spagna, pezzi classici del 700-800 in cui è danza classica spagnola e un leggero flamenco con questi testi ispirati a Dio. Il 16 di dicembre all'Atelier Crudo Vitali abbiamo la presentazione del libro di Nanda Annibaldi, De Rugis.
E adesso io passo la parola ad Arianna. Un saluto a tutti. Semplicemente per ringraziarvi, perché veramente, come ho detto all'inizio, avete, avete reso bello questo evento. Io spero che possano essercene altri ancora. Questa è la fabbrica dei sogni realizzati e ancora da realizzare. Spero che li realizzerò con voi entro breve tempo. Grazie.